commentare un accessorio che era legato a un discorso più formale, cercare di creare degli accessori per tutti i giorni. Mia mamma faceva la sarta, quindi ho sempre avuto delle piccole basi di cucito, taglio, cucito, allora un pochino già me la cavavo. E quindi siamo partiti dalla ricerca di stoffe, facendo una pagina Facebook, un e-commerce, e quindi abbiamo iniziato a vendere. L'estetica parte da un nostro legame alla nostra città che è Terni, quindi essendo fucina di impianti siderurgici siamo partiti con un discorso molto industrial e quindi abbiamo pensato sia al nome che a Officina del Papillon di legare il packaging alla latta. Quindi compriamo proprio latte della vernice, l'abbiamo reinventate e sei il nostro packaging. Il materiale per noi è importantissimo e secondo noi è quello che fa la differenza. Per questo selezioniamo molto le stoffe e le materie prime. Penso che la differenza la facciano la qualità dei tessuti, dei prodotti. Questo per esempio ha un esterno realizzato con una lana misto seta del lanificio di Prai. Si può vedere tutte le sfumature di tutti quanti i filati, il blu, il magenta, il grigio. Invece l'altra parte è fatta con un cotone indiano, un Liberty London, che adesso può essere abbinabile a tutti i tipi di outfit tranquillamente. Invece quest'altro, lo vedi, ha un principe di Galles, mentre la chicca è la parte esterna, che è realizzato con una seta giapponese vintage anni 80. Io mi sento più artigiana, perché essenzialmente il lavoro lo faccio tutto manualmente, dal taglio della stoffa, al cucito, all'assemblaggio dei vari hardware. Un papillon può essere indossato con tutto.